Per libertà di pensiero, meglio di niente radio. Dopo la sosta di ieri, ha ripreso oggi il Giro d'Italia edizione numero 102 con la tappa da Ravenna a Modena di 145 km completamente pianeggianti, sprint annunciato e così sprint è stato. Ci hanno provato l'italiano Pobili e il giapponese Atsuyama, ma naturalmente il destino loro era segnato in partenza, si può dire. Comunque un applauso a loro che animano la corsa stando in fuga a 115 km. Saltiamo direttamente alle fasi decisive. Solito lavoro delle squadre dei velocisti più le squadre degli uomini di classifica che ai meno tre lasciano la scena, le squadre di classifica, per lasciare l'iniziativa completamente nelle mani delle squadre dei velocisti. Ci prova Francisco Ventoso nel tentativo di pilotare l'italiano Maresco. Ai meno 2 km dal traguardo si ritrova in testa, si volta per cercare il suo sprinter designato della CCC. Non lo vede, allora prova a tirar dritto, ma naturalmente era un'iniziativa che riesce una volta su 100, probabilmente. Infatti sarà ripreso all'interno dell'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro, purtroppo, come a volte accade, c'è una caduta. Ackermann innesca una caduta, ad altissima velocità, sicuramente oltre 60 all'ora, ne uscirà con tutta la parte destra del corpo completamente a braso, arriva praticamente, riesce a rimontare in bicicletta, tagliare il traguardo, arriva alla parte destra nudo e completamente bruciato. Non niente di grave perché è una scivolata per lui, però sicuramente ci avrà qualche giorno da soffrire. Chi ha avuto, sembra, leggermente la peggio è stato l'italiano Moschetti, che insieme a Consonni si sono ritrovati sulle transenne. E questa è una dinamica molto pericolosa. Tutti hanno tagliato comunque il traguardo, però Moschetti è stato condotto all'ospedale per accertamenti radiografici. Al momento non sono a conoscenza, diciamo, dell'esito. Speriamo comunque. Preghiamo che sia andato tutto bene, sembrerebbe di sì comunque. A questo punto, con questa caduta, la regia, diciamo, indugia un po' sugli uomini rimasti coinvolti. Quando riattaccano con le telecamere sul traguardo, si può notare il gran lavoro di Guarnieri di Groupama Française DG per De Mar. De Mar lo finalizza questa volta al meglio. Questo era un arrivo congeniale alle caratteristiche sicuramente di De Mar, probabilmente anche di Ackermann, ma forse più di De Mar, in quanto era un lungo rettilineo con una volata lanciata ad alta velocità, cosa che invece è rimasta più problematica, diciamo, come avevo spiegato la volata precedente per Iwan, che invece è più uno scattista che è bravo a rilanciare subito la velocità, mentre qui, venendo già lanciati, conta molto di più la potenza massima. Infatti, Iwan, quando si è ritrovato al vento, non aveva la velocità che invece De Mar è riuscito a sviluppare. Viviani battezza la ruota sbagliata, probabilmente perché battezza la ruota di Iwan, mollando il suo pilota Sabatini. I piloti, diciamo, intendo l'ultimo uomo che lancia il velocista. Questi italiani si sono mossi come sempre benissimo, Guarnieri per De Mar e Sabatini per Viviani. Viviani poi lo molla, va su Iwan e riesce sia a saltare Iwan, ma non impensierisce nemmeno De Mar, che vince nettamente sullo stesso Viviani. Selig, che era il pilota invece di Ackermann, che perso il suo uomo, fa la sua volata, arriva terzo. Quarto Iwan,
Quinto Nizzoli, sesto Cimolai, settimo Belletti, ottavo Lonardi e decimo l'altro italiano Guarneri, quindi ben sei italiani nei 10. Peccato ci sta sfuggendo sempre la vittoria in queste volate. Comunque, bocca al lupo a tutti i corridori coinvolti in questa bruttina caduta, diciamo, brutta caduta. Domani si replica con un'altra tappa. Totalmente piatta, con un rettilineo simile, mi è parso di notare. Da Carpi a Novi Ligure, 221 km, e quindi in questo 2019, il centenario della nascita di Coppi, si comincia con l'omaggio, diciamo, arrivando domani a Novi Ligure, con l'omaggio del campionissimo, che era originario di Castellania, di Novi Ligure. Per poi giovedì celebrarlo ancora di più con Lacunio Pinerolo, ma ne parleremo domani. Quindi domani volatone a questo punto c'è da vedere come ne uscirà Akerman da queste ferite, ma 70 mi dà tanto, potrebbe De Mar essere il principale favorito, anche se ci auguriamo Viviani o perché no, un altro degli italiani come tipo Nizzolo, Belletti sempre piazzati ci possano fare una gradita sorpresa. Con questo è tutto, ci sentiamo domani. Grazie a Libertà di Pensiero e meglio di niente radio.